Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 8. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Mio Podcasting, stagione 8, episodio 94. Oggi parleremo di una bloggata intitolata Default Italia, la supernova italiana del botto termofinanziario. Se siete interessati a questi temi, il link in specifico a questa bloggata lo trovate in descrizione del file di YouTube. Che cosa vi posso raccontare brevemente in questo podcast? Cos'è il default di uno Stato nazionale? Il default è una situazione di insolvenza di uno Stato nazionale. Lo Stato non riesce più a far fronte al debito che ha accumulato, è soffocato dal fardello del debito, quanto dagli interessi da pagare, che solitamente crescono trascinati dalla risalita del rischio paese, che è stimato dal rating del paese quanto da altri indicatori. Recenti casi storici di default di stati nazionali: 1998 la Russia, Argentina, 2001 boom, 2014 boom, 2020 boom, Grecia 2015, preceduta nel 2007 boom, Venezuela 2017 e Libano 2020, proprio per i problemi con il Covid. Ora, ci sono tanti modi per fare default: pagando alcuni creditori e non altri, non rimborsando niente, oppure solo una frazione irrisoria del debito pubblico accumulato e senza pagare gli interessi dovuti, oppure facendo un convertendo dei titoli carta straccia in nuovi titoli che classicamente daranno una rendita perpetua ma non renderanno mai il capitale, oppure un convertendo dei vecchi titoli di Stato in nuovi titoli di valore inferiore e scadenza lunghissima con una remunerazione a tasso fisso, oppure discriminando il rimborso a seconda del tipo dei creditori, ad esempio pagando quelli nazionali e non pagando i creditori internazionali, oppure non pagando i creditori nazionali e pagando i creditori internazionali, oppure rimborsando i creditori con una valuta carta straccia. In questa bloggata immagineremo due classici esempi di default. H0, Italia fa default, resta in Eurolandia, l'Italia spalma il costo del proprio default su tutti i soggetti a cui ha classato da tempo i suoi titoli pubblici carta straccia. Il 60% del debito pubblico finisce impagato, il restante 40% è commutato in una rendita perpetua con una remunerazione irrisoria. Se siete interessati ad esempio a questo esempio di default, andate a cliccare sul link che trovate in descrizione. Ora, il secondo tipo di default invece lo possiamo immaginare in altro modo. Il popolo pubblico italiano ha vissuto dal 1980 in avanti con Craxi una corsa folle come se non ci fosse stato un domani, senza che mai i politici italiani e Chiesa Cattolica avessero preparato l'Italia alle minacce del XXI secolo. Di questo io ho già parlato, se siete interessati andate a leggervi le relative bloggate che trovate linkate in questa bloggata intitolata appunto Default Italia, la supernova italiana del botto termofinanziario. Ora proviamo ad immaginare un altro tipo di default, uno di tipo appunto differenziato, proprio come ha fatto l'Argentina, che ha mandato a default tutti i suoi titoli di Stato tranne quelli classati al Fondo Monetario Internazionale. Noi però invertiremo questo pattern per ridurne il costo sociale e andranno a default quindi praticamente una parte del debito mentre l'altra no. Dunque vediamo. Ipotesi H0B, l'Italia fa default e resta in Eurolandia, ma il costo del default grava per la maggioranza su soggetti e investitori stranieri, ossia investitori non italiani, inclusi lo IOR.
Dunque, io non ho trovato dati aggiornati al 2020 sulla struttura del debito pubblico italiano, ma supponendo che sia identico o comunque molto simile in termini percentuali ai dati che ho reperito invece sul 2019, diffusi da Banca Italia, potremo, diciamo, dare questa serie di informazioni o comunque di ipotesi, non mandando a default tutti i titoli di Stato del risparmio gestito e amministrato intestato ad italiani. Andrebbe invece a default tutti i titoli di Stato intestati a BCE, Banca Italia ed investitori stranieri. Quindi il 19,5% del debito pubblico italiano classato su BCE, Banca Italia, mentre il 28,8% è il debito pubblico italiano classato su banche e istituzioni straniere. Quindi al totale che andrebbe a default sarebbe circa il 48,3% del debito pubblico, ossia circa 1.262,56 miliardi, tarando appunto su 2.614 miliardi di euro di debito pubblico. Resterebbero in piedi 1.351 miliardi di euro, quelli ovviamente i titoli di Stato classati ad italiani. I vantaggi temporanei di un default effettuato in questo modo sarebbero vari. 1. Non ci sarebbero impatti diretti ed apparenti sul sistema bancario e assicurativo e previdenziale italiano. De fatto, tutti i titoli di Stato italiani non sarebbero negoziabili all'estero, perché nessun investitore straniero si azzarderebbe a rischiare nel comprare titoli di Stato italiano da banche italiane, per cui ci sarebbero tensioni di liquidità nel sistema bancario italiano per quanto riguarda i regolamenti finanziari con l'estero. 2. Ci sarebbe la forte tentazione per tutti i politici italiani di poter continuare a fare il rollout, quindi il rinnovo dei titoli di Stato italiani sul sistema bancario, sistema assicurativo e sistema previdenziale italiano, in particolar modo quello privato, il quale continuerebbe ad essere il polmone da cui lo Stato italiano continuerebbe a drenare liquidità, essendo M1 allargata a un valore molto alto. In realtà tale valore di M1 allargato è fittizio, perché una parte di M1 allargata è comprensiva dei titoli di Stato italiani, che sarebbero carta straccia, quindi ricomparirebbero in segno positivo nell'attivo di M1 allargata. Ma questo i politici italiani, ladri stupidi, non lo sanno, perché hanno studiato economia sui sussidiari delle elementari e non sono mai stati interessati all'interesse nazionale italiano osservato in una visione prospettica. Quindi l'effetto spiazzamento degli investimenti privati deprimerebbe l'economia italiana dopo il botto finanziario e gli investimenti aggregati italiani non andrebbero da nessuna parte, mancando peraltro anche i brevetti. 3. Inoltre i politici ladri stupidi penserebbero che sarebbe possibile classare nuove ed ulteriori emissioni patriottiche chiedendo oro e pentole d'alluminio agli italiani, mungendo M1 allargata per permettere allo Stato italiano di continuare ad accatastare debito in modo sistematico. Se volete, sarebbe un folle bias cognitivo nel non riconoscere il collasso dell'Italia, nella vana speranza che continuando a bruciare denaro nei buchi rossi supermassivi della pubblica amministrazione italiana, ecco, si creerà PIL senza danni alla bilancia commerciale dei pagamenti. 4. Comunque, dopo un default differenziato, nessun investitore straniero, privato o istituzionale, darebbe un penny bucato all'Italia, la quale dovrebbe reggersi nell'ideologia dei politici ladri stupidi italiani solo sulle spalle italiche, come fanno in Giappone, dove però è il sistema delle keiretsu che regge il debito giapponese e non il sistema finanziario giapponese. 5. Enormi problemi politici e forse anche militari sorgerebbero tra Italia e Francia, essendo alto il classamento dei titoli di Stato ad investitori francesi, quali sono esposti per 285 miliardi di euro. Sarà forse per questo che Hollande mise i piedi in Libia per spostare i 400 miliardi di petroleuro che giacevano in Unicredit in banche francesi? Ecco, ci potremmo chiedere dove cazzo andrebbe il fantomatico rapporto debito-PIL dopo un default mega galattico, appunto differenziato,
che farebbe default tra le chiappe degli investitori stranieri? Ecco, stimando a spanna larghissima un rapporto debito-PIL di 160% circa nel 2020, dovremmo dire che abbattendo il 49% del debito pubblico italiano si cadrebbe a circa un rapporto debito-PIL di circa 82%, ossia appena 20 punti in più dal target del Fiscal Compact, che fissa l'obiettivo al 60% debito-PIL. Wow, sarebbe forse un modo salvifico per mettere in sicurezza l'Italia restando nell'euro, ma isolati finanziariamente da tutto e tutti perché appestati? No, il binomio del secolo non metterebbe in sicurezza l'Italia, la vorace cicala italiana continuerebbe ad accatastare debito pubblico in modo sistematico, divorando anche tutto il residuo risparmio italiano gestito e intermediato. Niente cambierebbe in Italia salvo comprare un pochino di tempo, sfociando in un secondo default, oppure ci troveremo in una Italexit, ossia un tentativo stupido e disperato di evitare un secondo default. Ora, nel secondo default italiano ci saranno problemi finanziari enormi, problemi a pagare le pensioni, problemi a pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici, difficoltà per gli italiani ad accedere alle risorse del Servizio Sanitario Nazionale, poi ci saranno fallimenti bancari, collassi assicurativi e previdenziali. Poche parole, un'enorme quantità di risparmio degli italiani andrà distrutta nel secondo default dell'Italia e si dilaterà in modo rilevante la gioia del martirio del popolo italiano nel XXI secolo. E poi è il destino che i politici italiani, assieme a Chiesa Cattolica, hanno pianificato per il popolo italiano, non avendo voluto i politici italiani e Chiesa Cattolica preparare l'Italia alle minacce del XXI secolo. Io lo so, qualcuno si starà chiedendo, ma cosa c'entra Chiesa Cattolica con le scelte di politica economica italiana? Ecco, ve lo dico subito. La risposta è che la Chiesa Cattolica avrebbe dovuto essere un pungolo morale sui politici per non far debito per finanziare spese correnti in assenza di crisi, ricordando il principio di prudenza espresso in Matteo 25:1, che lo si ritrova declinato finanziariamente e in modo, diciamo, asettico e etereo nella regola del Fiscal Compact a 60% del debito PIL. Se siete interessati a questa riflessione, io vi consiglio caldamente di andare a cliccare sul link che trovate in descrizione. Sarete catapultati alla bloggata Default Italia, la supernova italiana del botto termofinanziario. Ciao, alla prossima.